Mi chiamo Charles Bartoszky, ma potete chiamarmi Chuck. Queste sono le mie scarpe. Questa è la mia vita. È piena di spie, inseguimenti, ladri di computer e io che scongiuro disastri. No, fermi, facciamo un passo indietro. Lavoro al Baymore e di solito è piuttosto noioso. Chuck, vieni subito qui. Me lo sai spiegare che cos'è questa roba? Bel capolavoro, Jeff. Lo sai, vero, che non lavoriamo per il Large Mart? Sono la concorrenza. Ve lo immaginate l'imbarazzo se uno scagnozzo del Large Mart o del Costco esponesse i suoi prodotti sul telo verde del Baymore? Bene, quindi questo deve sparire, giusto? È in fretta. E adesso ammirate la magia di Morgan. Questo è Morgan, il mio migliore amico. E non è un mago. Voilà! Tutto è cambiato dopo aver ricevuto un'email dal mio vecchio compagno di college, Bryce Larkin. Bryce lavorava per la CIA quando ha rubato un'enorme quantità di segreti del governo, segreti molto importanti, pericolosi, per i quali potrebbero ucciderti. Dopodiché, tutti quei super segreti sono finiti nel mio cervello. Questo significa che in ogni istante della mia vita, io sono in pericolo. Sto bene, sto bene! La sicurezza nazionale ha inviato il suo miglior agente a proteggermi, cioè Casey, un tipo inquietante. Ora come copertura lavora al Baymore. Perciò adesso devo difendere il paese dagli assassini. No, Casey! Dai terroristi. Casey! E dai taccheggiatori. Casey, no, fermo, è soltanto un videogame, chiaro? Nessuno è in pericolo e il paese è ancora salvo. Wow! Qui da 24 ore già prende il lavoro più seriamente di me. Solo perché è un pazzo. A me non la fai sotto il naso. Ehi, ciao, Duff. È bello rivederti, amico, sai? Non fai più il duro adesso. Ah, non ti piace essere beccato, vero? Scommetto che adesso non lo farai più. Sara. Anche la CIA ha mandato il suo migliore agente. Oh, sì, lo so, credetemi. Mi ha detto di fidarmi di lei, ma come ogni donna, ha dei trascorsi. E in più, si spaccia per la mia fidanzata. Sara, ma che cosa ci fai qui? Dove lavoro adesso, Chuck? Oh, accidenti a me! Ne ho bruciato un altro pacco. Perché stai lavorando qui? Sorveglianza. Da qui posso controllare il Baymore mentre tu lavori. Questa è la mia copertura. Certo, fa tutto parte del piano, perché c'è un piano, vero? Insomma, tu non sei entrata alla CIA perché sapevi cucinare bene i virus. E il fatto che Casey non sappia vendere gli elettrodomestici e che io abbia tutti quei segreti nel cervello, io credo che non sia un bene per la sicurezza nazionale. Quindi spero davvero che tu mi dica che c'è un piano, c'è? Sì, certo che ce l'abbiamo. C'è una persona che può aiutarci. Ne discutiamo stasera. Ti va un altro appuntamento? Passo a prenderti alle 8. Grande, sì, sarebbe... perfetto, ottima idea. Ci vediamo dopo.